Che cosa intendiamo per valutazione delle politiche pubbliche? Partiamo da un esempio, l'introduzione del salario minimo, che è una politica in discussione in questo momento in Italia. Ci sono tre possibilità di effetti del salario minimo sulle persone a basso reddito. Uno è che le persone continuino a lavorare ad un salario più elevato. La seconda possibilità è che le persone perdano il posto di lavoro, quindi distruzione di posti di lavoro. La terza possibilità è che le persone vengano spinte verso il lavoro nero. Ovviamente l'impatto che il salario minimo avrà sulla società e sul mercato del lavoro è molto diverso a seconda di quale di questi tre scenari sarà prevalente. Inoltre non è detto che le persone a basso salario vivano necessariamente in famiglie a basso reddito, in quanto potrebbero essere i secondi percettori di reddito. Quello che è importante fare quando si introduce una politica nuova di questo tipo è di introdurla sulla base dell'esperienza di altri paesi e dell'evidenza empirica più avanzata. Ma una volta introdotta bisogna valutarla in modo da poter apprendere ed eventualmente cambiarla sulla base dell'evidenza che viene creata. Questo è esattamente quello che facciamo qui a IRVAP.